No. Faella ancora per Chianese, l'occasione è buona, 3 contro 4, Chianese punta l'uomo, lo supera e calcio di punizione e arriva subito il primo cartellino giallo. La battuta di questo calcio di punizione, parte il numero 10, alta sulla traversa, la traiettoria era buona, un po' dietro per Gallo, dall'altro lato a pescare Faella, attenzione perché Zingaro scivola, Faella recupera palla, entra in area di rigore, non c'è nulla secondo il direttore di gara, contatto Faella. Nella corte va al centro, il portiere ci mette la mano, palla Cagliello, scambiano i due, ancora il numero 3, prova ad accentrarsi, cross al centro per Messina, stacca di testa, 1-0, ma la posizione irregolare, rete annullata a Real Aversa. No, che brava a liberarsi di Gallo, parte in velocità il numero 8, lo insegue l'altro numero 8, poi Varchetta con un altro grande intervento, ma l'occasione d'attacco continua, Papa in due tempi, arriva sul pallone. Ecco il fischio dell'arbitro, parte della corte col mancino, lungo sul secondo palo, Varchetta, sponda, no, va dritto in porta, la posizione era proibitiva, palla che si spegne di poco al lato della porta, Faiello lungo la fascia per Chianese, è una buona occasione per l'Aversa, Chianese può anche puntare all'avversario, decide di andare al centro, Messina stacca di testa, Romano respinge, quarto corner del match per l'Aversa e prima grande occasione per il capitano Riccio, poi cross al centro, palla che resta in zona d'attacco, conclusione traversa Putiolana, primo squillo da parte dei Flegrei con la conclusione, palla recuperata da Massaro, ancora per Messina, si gira, si libera dell'avversario, carica il destro, tiro forte ma centrale, Romano blocca, dunque Ndiaye, il passaggio impreciso, palla recuperata dalla Putiolana, non c'è tempo però per un'altra azione, arriva il duplice fischio dell'arbitro, la prima frazione di gioco si conclude sullo 0-0, si riparte, Putiolana in possesso palla, Fella lascia la sfera a Ziello, il passaggio è lungo e qui Cassandro ci mette il piede, non riesce però, nonostante il supporto dei tifosi normanni presenti qui al Bisceglia per assistere al penultimo match di questo girone. Ora Ziello in azione solitaria, spazio per andare, carica al sinistro, rete, 1-0 Aversa, ancora lui, l'avevamo detto prima, ha segnato con il numero 18, Ziello, e si scatena la bolgia dei tifosi presenti allo stadio, Ziello va proprio da loro, 1-0 Real Aversa, quando siamo al 60°, 15° della ripresa, trova la via del vantaggio la squadra di De Stefano che azzecca la sostituzione gettando nella mischia Ziello, tempo 10 minuti e 1-0. Ci mette il piede Varchetta, grande intervento della corte, stacca di testa, poi Catinali coordina la conclusione col destro, ottima l'idea ma la palla sfila e non di molto al lato, Piano scatta velocissimo Gallo, imprendibile, entra in zona tre quarti, si appoggia a Faella, Faella porta il pallone sul destro, carica la conclusione, troppo alta, ora Ndiaye per Messina, Messina prova a servire nuovamente, poi va da solo, carica il sinistro, conclusione alta, poteva fare di meglio qui il numero 9, mani nei capelli, non riesce a staccare di testa, palla che resta in zona d'attacco, Mariani, braccio largo, calcio di rigore per l'Aversa, guadagnato da Mariani, tanto resta anche a terra in seguito, Chianese carica la rincorsa, 1 contro 1, 2-0 Aversa, ha segnato Mario Chianese, anche lui a farsi, e qui è una bolgia allo stadio Bisceglia, partita virtualmente chiusa, ora c'è solo da difendere il doppio vantaggio, Ziello Chianese, raddoppio Real Aversa. Tanto arriva il giallo, no, incredibile, Chianese espulso, ingenuità da parte del numero 10, già ammonito, poi si appoggia a Lauria. Ancora il passaggio in area di rigore per Ragosta, Ragosta al centro, 2-1, la riapre la Putiolana. A segnare il numero 20 Dublino e ora l'Aversa non deve abbassare la guardia, mancano altri 2 minuti. Da parte dei tifosi presenti allo stadio, Ndiaye con la palla fra i piedi, arriva il triplice fischio finale, vince il Real Aversa 2-1, una partita dominata. Prima la rete di Ziello, poi quella di Chianese dagli... Eccola qui la corsa verso la curva.
Aversa vince per 2-1, porta i 3 punti a casa e andrà a giocarsi il tutto per tutto in terra sorrentina domenica prossima.